Onorevole, ci incontriamo per caso all'ultimo piano del Tribunale di Siracusa. Lei come mai si trova qui dal procuratore? Ho chiesto un appuntamento per avere notizie di una mia denuncia fatta la sera stessa che si sono chiuse le elezioni. E quindi il procuratore sta facendo l'indagine, adesso vediamo. Quindi è la vicenda Giannuso nella sostanza? Che... La vicenda elezione, no Giannuso, non direi Giannuso, io non ho da rilevare e da sottolineare nulla né su Giannuso né su altro. Siccome la sera ci accorgiamo che ci fu un errore o non so che cosa in una delle sessioni dove si vota a Melilli, io la sera stessa sono in procura a chiedere, a fare la denuncia perché si facesse... C'è praticamente una denuncia vecchia che adesso viene reiterata? Non reiterata, è la stessa denuncia della quale ho chiesto di avere notizie e quindi quando il procuratore lo riterrà opportuno me la farà avere. Ho capito, quindi... Nulla di particolare. Non c'è niente di nuovo sotto questo profilo? No, nulla assolutamente, sono delle cose... Non avete parlato della sparizione delle schede e queste cose? Non è un problema mio. Io... Non sono qui a fare le pulci a quello che fa il procuratore, a quello che succede in procura. Sono da chiedere notizia della denuncia che ho fatto e basta. Scusi, in questa denuncia che cos'è che c'era contenuto? C'era che mentre il partito dell'onorevole Giannuso, l'MPS, in tutte le sezioni della provincia aveva una percentuale, aveva il 5-6%, in una sezione a Melilli aveva il 48%. Questa cosa aveva molti amici a Melilli. Ma nessuno conosceva questo partito, quindi sembrava strana. Dopodiché, guardando il tendente, abbiamo notato che c'era un errore in cui una cifra, 148 per l'esattezza, veniva ripetuta due volte. Sarà stato un errore, sarà stato quello che era, abbiamo fatto una denuncia per sapere se fu errore o che cosa. E aspettiamo di avere notizie di indagine su. Sono passati due anni ancora. Un anno. Ah, un anno fa. Un anno, diciamo. Le elezioni sono del 28 ottobre del 2012, diciamo il 2014. La stessa sera io ho fatto la denuncia qui in procura, non sui giornali in procura. Comunque è sempre lenta, diciamo, la giustizia. Beh, da questo punto di vista sì, devo dire che lì c'è un errore dei governi che sono succeduti, perché bisogna aiutare la giustizia ad essere più veloce. Quindi mettere nelle condizioni magistrati, carabinieri, polizia e finanze di fare il proprio lavoro, di farlo bene, no che ci mancano da benzina, no, una volta il toner, un'altra volta la carta, no, in modo che ci sia una rapidizzazione, come per esempio in Piemonte, non è che dopo 4 anni si può dichiarare le elezioni nulle e rifare le elezioni, dopo 4 anni, mi pare abbastanza esagerato. Per non dire qualche altro lei, termine. Un anno e mezzo per sapere di questa denuncia sua. Un anno e due mesi. È sempre un po' come dire. Certo, diciamo che è un pochettino un po' tardi. Senta, se veramente venisse acclarato, come sembra, perché nessuno lo smentisce, che le schede elettorali sono sparite dal tribunale, lei come giudicherebbe questo fatto? Intanto questo è un fatto sul quale va fatta una indagine approfondita. Perché non possono sparire le schede. Poi bisogna fare anche un chiarimento. Il TAR per 5 volte ha detto che il ricorso di Giannuso non andava bene dei suoi amici. Dopodiché il CGA non ha chiesto di vedere le schede o di contare i voti, ha chiesto di contare le schede che sono state date, quelle che sono state utilizzate e quelle che sono rimaste, senza andare a vedere i voti, ma le schede. C'è un equivoco di fondo, siccome la verità è una bella cosa, bisogna dire, c'è un equivoco di fondo sull'utilizzo del numero di schede, non sulla quantità di voti, del quale io non ho nessun problema, per quanto mi riguarda, mi dispiace che non ci sia stata questa conta dei numeri delle schede, eccetera, perché poteva magari portare un chiarimento anche per Giannuso, perché è giusto che se uno fa una campagna attuale. Però se il CGA non avesse deciso di contare queste schede, magari non sarebbero sparite. Secondo me il CGA ha fatto una bella fesseria. Secondo me ha fatto una bella fesseria. Che cosa deve contare le schede consegnate, utilizzate, rimaste, per fare che cosa? Quando non c'è. Però le schede sono sparite allo stesso. E diventa strano il fatto che l'onorevole Giannuso viene a conoscenza di imbrogli e brogli in alcune sessioni anziché in altre. Io credo che sarebbe stato più opportuno che lui venisse subito in procura
a fare la denuncia anziché parlare sui giornali e dire attenzione, mi dicono, perché visto che in nessuna sezione c'è stata una contestazione, ma è un fatto del dopo, mi dice Tizio che nella sezione 14 c'è stato questo fatto, mi dice Caio, nome e cognome, viene, dice, perché come fa a dire che in questa sezione c'è l'imbroglio e in altra non c'è? C'è qualcosa che non funziona. Cioè, magari lui in quella sezione si aspettava qualche voto in più, ecco. No, guarda, io non lo so perché faccio in quelle sezioni che sono di difendo, io ho preso pochissimi voti, quindi so anche chi me li ha dati. Me ne manca qualcuno anche a me, più di uno. Il proprietario ha saputo che sulla sezione 120 di Siracusa, per esempio, non mi hanno dato una serie di voti. E me lo dice Castagnino. Mangiavamo insieme ad altri amici, ci sai, ero presente io quando non ti hanno dato alcuni voti, eccetera. Perché non sei intervenuto? Me li potevi far dare, già che c'era. Quindi Casero, che ogni tanto è un bravo ragazzo, magari ogni tanto parla a vanvera, come per esempio sul fatto delle royalty, ma per il resto è un bravo ragazzo. Dica. Lei ci crede a nuove elezioni possibili? Ma non lo so, perché non faccio il magistrato, quindi non glielo so dire. Ma per quanto mi riguarda, so che c'è una sentenza della Corte Costituzionale che vieta le elezioni parziali in Sicilia, quindi tutto al più andiamo alle elezioni generali. Se devono essere elezioni, saranno elezioni per tutta la Sicilia, non più per la provincia di Siracusa. Però la Sicilia, essendo statuto speciale, non so se alla Corte purtroppo non ci sono stato speciale. Se ci fosse stato lo stato speciale, l'articolo 37, del quale io faccio la guerra da 30 anni, anziché essere applicato l'altro giorno a Roma, sarebbe stato applicato 30 anni fa, e anziché perdere migliaia di miliardi come li abbiamo persi con il prodotto esterno lordo, tutte le aziende che vengono, prendono e vanno via, banche, assicurazioni, grande distribuzione, piccole e medie imprese, arrivano, prendono e se ne vanno, avrebbero lasciato chiunque un po' di risorse e noi oggi non ci troveremmo con i guai fino al collo. Due parole ai petrolieri le possiamo dedicare. Avete votato una legge, io, insomma, che fa lo sconto ai petrolieri. Devo dire che mi dispiace che lei è una persona molto attenta. E proprio per questo le faccio la domanda. Lei ha scritto una serie di cose che non sono vere. E mi dica quali. E io sto dicendo, questa royalty sono delle royalty che si occupano soltanto della estrazione. In provincia di Siracusa non sono pozzi petroliferi. Ancora peggio. Lascia perdere, ancora peggio niente, se non le dico. Ancora... Ma se si faccia dire le cose che non sa. Noi abbiamo tre pozzi in Sicilia, Ragusa, Gela e Gagliano. L'anno scorso, che c'era il 20%, la regione ha preso introiti zero. E come mai? Perché i pozzi non sono utilizzati, sono fermi. Siccome devono investire 4 milioni di euro per metterli in sicurezza e per cercare di fare l'estrazione, che non stanno facendo perché non gli conviene fare l'estrazione, che costa troppo, ci siamo fermati. Allora, per evitare di mandare messaggi ancora peggiori, io ho fatto un emendamento che le farò avere, perché sono una persona seria e lo pubblicherà, dove dico, non il 13, che è la mediazione raggiunta in commissione dove io non sono, la commissione sono i grillini e tutto il resto, ha raggiunto una mediazione, anziché il 10 o il 20 hanno fatto il 13, io ho detto il 10%, compensando la riduzione con la diminuzione del prezzo della benzina e una sorta di compensazione. Mai. Questo non lo so, io farò la guerra come ho fatto l'articolo 37, dopo 100 anni sono riuscito. Un po' perché ho sollecitato nel tempo quando ero diceva Romano, poi ho sollecitato. Lei ha chiesto la riduzione della benzina alle pombe, insomma. Io ho chiesto la riduzione della benzina alle pombe, che è una cosa che può dare beneficio potrebbe, a tutti i siciliani, potrebbe. A tutte le persone, diretta. È l'unico beneficio diretto. Perché il petroliere non farà mai, però. Questo non lo sappiamo, dipende da quello che so. Io avevo iniziato la. E se gli fate lo sconto il petroliere non. Non c'entra, non c'è nessuno sconto. Forse non mi sono spiegato. L'anno scorso lo sconto sullo zero, perché l'anno scorso in questo capitolo abbiamo preso zero introiti perché non c'è stata nessuna estrazione. Non so se riesco ho capito perfettamente. Allora, alla gente bisogna dire la verità. Scusi, come mai non hanno fatto nessuna estrazione se hanno avuto tre autorizzazioni e i pozzi aperti? Avevano le autorizzazioni e i pozzi aperti, probabilmente costa più estrarre il petrolio che non comprarlo in altri posti. E non sarebbe bene a questo punto stabilire che l'estrazione ne possiamo anche fare a meno in Sicilia? Ma già di fatto non stanno facendo, non stanno essendo. E come mai chiedono di fare di cercare il petrolio nello stretto? Probabilmente per vedere se possono venire di cioè più. I pozzi non li attivano. Forse ma vogliono perché fare in queste pozze non c'è più grande quantità di petrolio e quindi il costo delle stazioni è superiore a quello della stessa quantità di petrolio. Non lo so perché non ho approfondito, non mi occupo di petrolieri. Io mi sono sempre occupato di ambiente e di cercare di far pagare meno la benzina. Ok, cioè questo mondo è un mondo particolare.
sono più problemi di ordine nazionale, il governo nazionale si occupa di queste operazioni, o il governo regionale, io non sono il governo, so che ho fatto una guerra per avere la benzina a un prezzo inferiore e l'ho detto anche in aula, perché noi siamo la regione che paghiamo la benzina a un prezzo superiore a qualunque altra regione, pur avendo quattro rasserine solo nel fazzoletto di terra che c'è attorno a Piero Augusto Merilli. Quindi questo è il tema, diciamo la verità alla gente, c'è chi fa demagogia come purtroppo ha fatto il giovane Castagnino, o qualcuno gliel'ha fatta fare. Ah, vabbè, il Movimento 5 Stelle ha fatto un comunicato di fuoco. Il Movimento 5 Stelle dice se fa sempre comunicato, gli ho detto che in aula. Sono persone serie. Questo, io non so se sono serie o meno, sono problemi loro, io so soltanto che molto spesso dicono cose che non sono vere. Ci siamo, direttore?